velocità rallentata e più sicurezza, taglio del nastro a Fenile di Fano per la nuova rotatoria all'ingresso del centro abitato. Efficientamento energetico al via Fano, gli interventi su 5 scuole, la palestra Zattoni e Casa Archilei, importo complessivo di 800.000 euro grazie a un bando vinto dal Comune. Mobilità urbana, servizi, promozione e cicloturismo, consegnate all'ex chiesa di San Francesco a Fano le bandiere gialle a 16 comuni marchigiani. A Monte Giove la cena di beneficenza per sostenere Open House Lab, il servizio educativo che promuove progetti di inclusione lavorativa e autonomia abitativa per giovani e adulti con disabilità. Aiutare le persone meno fortunate con raccolte fondi ed eventi di beneficenza, lo scopo della neonata associazione LL Oltre l'Ostacolo, presieduta da Luca Lepri. Il ricavato della serata al Bastione San Gallo devoluto all'associazione Genitori e Figli per l'Inclusione. Successo per l'11ª edizione del Palio dei Bracieri a Pesaro, Villa Fassiggi bis la vittoria dell'anno scorso, la Miss 2023 è di Villa San Martino. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. Costruita in tempi record lo scorso fine settimana è stata inaugurata la nuova rotatoria a Fenile di Fano, una infrastruttura che ha messo in sicurezza uno dei tratti più pericolosi della frazione. Il servizio di apertura è stato curato da Filippo Pucci. Era diventato uno dei punti più pericolosi del quartiere di Fenile, quello dell'incrocio tra strada provinciale 45 e via del Mulino, teatro di incidenti, anche mortali, dovuti sia all'alta velocità che alla scarsa visibilità. Dopo le numerose istanze dei residenti, oggi quel tratto è diventato più sicuro grazie alla realizzazione in tempi record di una nuova rotatoria. L'opera è stata realizzata dal Comune di Fano insieme alla provincia di Pesaro e Urbino per un costo complessivo di 250.000 euro, 137.000 dal Comune e 87.000 dalla provincia, che si è occupata della progettazione, dell'appalto, direzione dei lavori, oltre ai vari aspetti tecnici amministrativi. Sabato mattina la benedizione del parroco Don Giuseppe Tintori e poi il taglio del nastro. Un'opera che è stata veramente realizzata alla velocità della luce, un'opera strategica per mettere in sicurezza questo quartiere, sia l'ingresso di questo quartiere, per creare una connessione anche tra pista ciclabile che abbiamo realizzato, anche illuminato, con una pista ciclabile che poi continua in prossimità di quella che è la zona del distributore verso il centro commerciale, e nello stesso tempo una rotatoria che anche nelle ore notturne potrà essere sicura grazie ai nuovi 8 punti luci che sono stati installati. Una rotatoria compatta, ricordiamo, di 31 metri di diametro, una rotatoria che ci ha permesso anche contemporaneamente di fare lavori su tutto quello che è l'impianto fognario sottostante, quindi di risolvere anche un problema di allagamenti, e nello stesso tempo è una rotatoria che oggi dà una risposta assolutamente con certezza di una riduzione di velocità e quindi di messa in sicurezza. Questo era un tratto molto molto pericoloso, dove potevi mettere tutta la segnaletica che volevi, mettere dei rilevatori di velocità, però la gente purtroppo passava qui ad altissima velocità ed era estremamente pericoloso. Con questa rotatoria, dove c'è stata una stretta collaborazione, il merito va anche al Comune di Fano, abbiamo con l'ingegner Primavera e con l'architetto Gili siamo riusciti a trovare dei finanziamenti, dei soldi, e abbiamo fatto questo intervento che mette in sicurezza, come dicevo, un tratto estremamente pericoloso. Un altro intervento ed impegno mantenuto per i cittadini di questo quartiere, così ai microfoni il sindaco di Fano Massimo Seri. Ricordo la prima assemblea da sindaco che ho fatto in questo, qui a Fenile, le richieste erano appunto la sistemazione di tante strade interne, a cominciare dalla piazza di Fenile, la realizzazione della ciclabile, la sua illuminazione e la rotatoria. Oggi possiamo dire, a distanza di anni, che tutte quelle richieste hanno trovato una risposta. La ciclabile è realizzata, la sua illuminazione è realizzata, la piazzetta e tante strade del quartiere sono state asfaltate, e oggi è stata ultimata anche la nuova rotatoria che mette in sicurezza. Quindi mi piace sottolineare questo aspetto, le risposte che arrivano, ma soprattutto è l'attenzione che c'è in tutti i quartieri della città.
10 a Pesaro sono stati completati gli interventi di riqualificazione di via Paganini nel tratto tra via Lombardia e via Ponchielli. Da oggi, hanno spiegato il sindaco Ricci e l'assessore Belloni, la viabilità di questa strada è ancora più sicura e fruibile grazie alla realizzazione della doppia pista ciclabile, 700 metri ambo i lati per un totale di 1,4 chilometri, 58 posti auto che andranno a rafforzare il quartiere di Villa San Martino, anche in previsione degli investimenti che si concretizzeranno sulla piscina di via Togliatti campo sportivo. Infine abbiamo reso definitiva la rotatoria all'incrocio con via Lombardia e potenziato l'illuminazione pubblica. Un investimento complessivo di oltre 200.000 euro da bando ministeriale. Si tratta, poi aggiunto Belloni, di una tra le strade più frequentate ogni giorno da lavoratori, studenti e sportivi. Stiamo portando avanti anche altri lavori importanti per rafforzare e allungare la bicipolitana come in via Fratti, Vismara e Torraccia. Torniamo a parlare della nascita di un centro per l'autismo a Pesaro. Il progetto, come già noto, ha subito una battuta d'arresto nei giorni scorsi. Dopo le polemiche sollevate dal vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani, sono arrivate le parole di Nicola Baiocchi per far chiarezza sulla vicenda. Alcune polemiche sul centro per l'autismo, quali saranno i prossimi passaggi? I passaggi sono molto chiari, l'asta numero uno nella persona della dottoressa Storti sta già lavorando velocemente per cercare di risolvere questo piccolo impasse che si è creato, una polemica secondo me infondata, che non ce n'era assolutamente bisogno, perché questi sono temi dove non bisogna necessariamente dividersi. Io capisco chiaramente le esigenze politiche di ognuno di noi, l'avvicinarsi delle campagne elettorali anche a livello amministrativo, quindi capisco benissimo il consigliere Biancani, però è necessario ripartire subito, siamo già ripartiti, troveremo una soluzione molto rapida. Purtroppo questo è un progetto che parte da molto lontano, do merito assolutamente a chi 15 anni fa aveva pensato questa esigenza sul mondo dell'autismo, un tema che sto seguendo particolarmente come Presidente della Commissione Sanità. Stiamo cercando subito adesso di trovare una soluzione, la troveremo, anche perché con il blocco di questo progetto per un sacco di anni adesso siamo riusciti a farlo ripartire e adesso dobbiamo portarlo a termine. I progetti, anche se presentati da altri, seppur buoni, devono essere portati a termine, quindi è sicuramente un elemento fondamentale che dobbiamo riuscire a portare a termine. Sono certo che lo faremo. Torniamo a Fano per i lavori di efficientamento energetico in 5 scuole e in altri 2 immobili pubblici grazie a un bando vinto dal Comune. Sentiamo. La scelta di puntare sull'efficientamento energetico ormai è una realtà per il Comune di Fano. Negli ultimi 8 mesi poi siamo riusciti a dare un'accelerata grazie alla stretta collaborazione tra l'ufficio ambiente e l'ufficio lavori pubblici. Siamo molto contenti dei risultati, in particolare di questi 800.000 euro divisi nei progetti per 5 strutture. E questi progetti riguardano l'efficientamento energetico e quindi il risparmio nei consumi per queste strutture, ma anche il miglioramento della qualità della vita. Efficientamento energetico quindi significa questo ed è anche una responsabilità sociale, motivo per cui le strutture individuate sono per lo più strutture scolastiche e poi c'è anche la struttura di Casa Archilei, che è molto importante per la comunicazione, la divulgazione scientifica nei temi riguardanti l'ambiente. 5 scuole che in questo caso riguardano la Nutti, la Gandiglio e la Trottola, e anche su 2 strutture, una sportiva, la palestra Zattoni, e l'altra Casa Archilei. 5 interventi molto attesi che già sono in movimento da giorni, dove presso la scuola Nuti abbiamo già sistemato la caldaia, in settimana verrà ultimata la sua installazione, il relamping invece è terminato. Poi abbiamo anche la scuola Gandiglio, dove invece il relamping partirà da domani, mentre la caldaia già installata e collaudata. E in ultimo la scuola Trottola, dove invece l'intervento sugli infissi era più corposo, perché parliamo di 60-65 corpi, quello è già iniziato e in settimana, se non i primi giorni della prossima, dovrebbe essere ultimato, mentre la caldaia è stata demolita e anche questa entro lo stesso tempo dovrebbe concludersi, per cui queste prime 3 scuole, diciamo che per la prossima settimana dovrebbero concludersi gli interventi. Poi abbiamo la palestra Zattoni. La palestra Zattoni aveva 3 interventi. Uno era l'installazione di una nuova pompa di calore, che appunto questa arriverà fino agosto ed è quella che
tarderà un pochino di più, mentre per quanto riguarda gli infissi e il fotovoltaico sono in lavorazione e entro la prossima settimana anche questi saranno ultimati. L'ultimo intervento importantissimo è quello di Casa Archilei e questo sarà l'ultimo che faremo in programmazione, quindi partirà a settembre e si concluderà entro l'ultima scadenza derogata dal Ministero, proprio perché gli interventi erano tanti, quindi ci hanno dato una piccola deroga, e si concluderà nel momento in cui ci sarà la sostituzione della caldaia, la sostituzione degli infissi e anche tutto quello che è l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Fano e Senigallia, comunità cardioprotette grazie all'intervento della Banca di Credito Cooperativo di Fano, che tra i primi istituti di credito in Europa a finanziare interamente un progetto di tale portata, ha installato 18 defibrillatori automatici esterni in tutte le sedi disseminate sul territorio che abbraccia Fano, Senigallia e il primo entroterra delle due comunità. L'idea del progetto ha preso le mosse dai dati relativi a una strage silenziosa che ogni anno in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, vede 60.000 persone l'età critica è dai 45 anni in su, vittime di arresto cardiaco. Nelle sole Marche nel 2021 sono state registrate 1671 morti improvvise. Il cuore si ferma di botto e smette di pompare sangue ossigenato a tutti gli organi, ma soprattutto al cervello, che in assenza di intervento tempestivo nei primissimi minuti va incontro a danni seri e spesso irreparabili. I DAE sono stati posizionati all'esterno delle filiali, protetti da teche con apertura rapida e intuitiva, e sono a disposizione della comunità 24 ore su 24. Sono 16 invece i comuni marchigiani che venerdì scorso hanno ricevuto la bandiera gialla, il riconoscimento che la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ogni anno assegna alle amministrazioni che decidono di far verificare il proprio livello di vivibilità urbana. Stefania Schiaroli. Siamo nella suggestiva chiesa di San Francesco per la cerimonia di consegna della bandiera gialla FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Biciclette, bandiera che è stata assegnata a 16 comuni marchigiani che si sono distinti per la mobilità e la sostenibilità. Quali sono le aree di valutazione per assegnare le bandiere gialle? E quattro ambiti, cicloturismo, ma soprattutto le infrastrutture ciclabili urbane, la moderazione traffico e velocità, quindi zone 30, ZTL, aree pedonali, poi c'è la governance, quindi la pianificazione, mobility management, e poi la comunicazione, che è fondamentale perché serve un cambio di infrastrutture per generare domanda diversa di mobilità. Bicicletta come soluzione urbanistica, oltre che come soluzione climatica e soluzione energetica, è la soluzione per la città perché occupa pochissimo spazio, non presenta problemi di sicurezza stradale come le auto, e le nostre città, che sono una stratificazione storica, non sono state concepite per mezzi così ingombranti e veloci come le auto. Fano ha ricevuto la bandiera gialla, quali sono le innovazioni? Beh, direi che è un bel riconoscimento, la bandiera gialla con 4 smile su 5, e quindi significa posizionarsi su delle eccellenze. Questo è il riconoscimento di un lavoro fatto in questi anni, ovviamente non è il risultato del lavoro di un anno, è un percorso che si è fatto. Tra gli elementi importanti ci sono le politiche, l'inserimento, l'organizzazione delle strade ciclabili, ci sono ovviamente l'aumento delle piste ciclabili e le programmazioni, le progettazioni, ne partiranno alcune anche dal prossimo settembre, ma c'è tutta un'attività anche di sensibilizzazione, di dialogo, di rapporto anche con le realtà del territorio, anche con le aziende, per favorire anche l'utilizzo, e quindi c'è anche un lavoro di promozione e culturale. 16 comuni che hanno ricevuto la bandiera gialla, 16 comuni marchigiani, un risultato importante. Sì, sicuramente è un risultato importante, che però secondo me vanno assolutamente ricercate, diciamo, delle nuove situazioni per poter ampliare questa rappresentanza dei comuni comunque numerosa. Quello che oggi viene riconosciuto qui non è un premio per chi fa più piste ciclabili, è un riconoscimento a chi ha una sensibilità anche ambientale, oltre che di sicurezza nella viabilità, che, diciamo, incentiva sempre di più non l'utilizzo della bicicletta, il lasciare a casa l'auto, ma anche l'utilizzo dei mezzi pubblici, avere a disposizione i parcheggi scambiatori. Ecco, dobbiamo incoraggiare questo tipo di attività. Su questo c'è un'attenzione sempre maggiore da parte di tutte le amministrazioni comunali, c'è un'attenzione forte della Regione Marche, proprio in queste ore stiamo redigendo la nuova legge urbanistica che sarà approvata entro quest'anno,
proprio all'interno della nuova zona urbanistica c'è proprio una rivisitazione complessiva, diciamo, delle attività delle nostre città. E ci tengo a dire che su Fano la Regione Marche sta investendo oltre 4 milioni di euro per una pista ciclabile che collegherà la città all'entroterra e sarà anche molto bella e visibile dal punto di vista anche proprio spettacolare, perché unirà attraverso un ponte l'area dell'aeroporto, del parco dell'aeroporto, al resto della città, scavalcando proprio fisicamente la superstrada via Pepiri e il canale Albani. Proprio sarà un ponte sospeso molto bello e sarà ciclabile, una bella novità per la città di Fano. Ci spostiamo nelle colline di Montegiove, dove si è svolto l'appuntamento di raccolta fondi a sostegno dell'importante progetto Open House. Ce ne parla Cristiana Guerra. Stare insieme fa bene, soprattutto quando si trascorre una serata in buona compagnia, unita a buona musica, e a cucinare sono i volontari, che per la serata sono diventati chef formidabili, in nome di un nobile scopo, quello della solidarietà. È quanto è successo sabato sera sulle pendici di Montegiove, un luogo elegante e di sconfinata bellezza, in cui si fondono inclusione lavorativa, autonomia abitativa, agricoltura e turismo, dove si è svolto il consueto appuntamento di raccolta fondi estivo organizzato da Open House. Siamo una ventina di volontari, di cui 7-8 che in questi giorni si sono attivate per dare da mangiare alle oltre 200 persone presenti qua stasera. Siamo molto contenti della risposta che abbiamo ottenuto, ma che continuiamo ottenere un po' dalla comunità che c'è intorno e dalle tante persone che supportano i nostri progetti. Obiettivo della serata: sostenere il progetto Open House Lab grazie all'aiuto fondamentale dei volontari. Open House Lab è un progetto che si propone di promuovere un percorso di crescita per giovani adulti con disabilità e di accompagnarli nel delicato percorso di inserimento nella vita adulta. E il progetto si attua attraverso dei laboratori e delle attività che vedono l'implementazione e lo sviluppo di abilità di autonomia personale domestica e di abilità e competenze da sfruttare nell'inserimento lavorativo. E il progetto appunto consta di vari laboratori e attualmente quelli che abbiamo sono agricoltura, orto, giardinaggio, cura del verde, cura degli animali di bassa corte, ricezione turistica, cucina, abbiamo laboratori di art and craft e anche di attività sportiva, cosa che quest'estate abbiamo proposto ai nostri ragazzi ed è piaciuta tantissimo. E attualmente i ragazzi che frequentano i vari progetti di Open House sono 16 e hanno un'età che va dai 16 ai 27 anni e durante l'anno scolastico abbiamo accolto una decina di ragazzi, di studenti per l'alternanza scuola-lavoro. Il progetto di Open House ha l'intento quello di aumentare e offrire una gamma sempre maggiore di proposte per i giovani con disabilità al fine proprio di aumentare le loro abilità e di poterli inserire in un contesto lavorativo e anche proprio all'interno della società. Ma più che dare, noi riceviamo veramente molto. Riceviamo molto perché loro ci danno un'energia incredibile. Io quando non ci sono mi manca proprio, completa la mia esistenza. Qui noi siamo circa 20, 25, non so, aumentiamo continuamente e siamo una grande famiglia. Siamo una famiglia senza pregiudizi, dove ci sosteniamo, condividiamo le scelte e quindi tutti quanti questo apposto, questo tipo di struttura ci rende veramente pieni di energia. E quindi il volontariato soprattutto non è il dare, è ricevere. Un esempio concreto di welfare grazie alla sinergia tra pubblico e privato, un'esperienza di integrazione che ha ricadute anche dal punto di vista della coesione sociale, importante per l'intera collettività. In questo ambiente, tutte le volte che ci si viene, sintetizzano tre concetti, direi: quello della sinergia, quindi del lavoro di squadra tra pubblico e privato, quindi con il terzo settore, e il tema dell'innovazione e direi anche quello dell'opportunità, perché davvero in questo ambiente aperto, inclusivo, è possibile anche sperimentare percorsi nuovi e percorsi che siano davvero aperti, inclusivi verso tutti.
Domenica sera invece al Bastione San Gallo è stata presentata la nuova associazione LL Oltre l'Ostacolo, nata dall'idea di Luca Lepri e dei suoi amici per dare voce alle persone più fragili. Parte del ricavato della serata è stata devoluta all'associazione Genitori e Figli per l'Inclusione. Essere normale è un'impresa eccezionale, ma c'è chi ci riesce benissimo. È il caso di Luca Lepri, fanese pieno di sogni, che con la sua determinazione, soprattutto con gli occhi di chi oltre il buio vede la luce, ha ideato insieme ai suoi amici una suggestiva serata, svoltasi domenica nella splendida cornice del Bastione San Gallo, per presentare l'associazione LL Oltre l'Ostacolo. Obiettivo principale: porre l'attenzione su un tema attuale quanto difficile e di grande emergenza, quello della disabilità. Io sono malato oncologico dal 2013 e negli ultimi 3 anni sono diventato anche non vedente. Diciamo che la mia situazione è buona, però come in tutte le guerre si perdono delle battaglie e io ho perso la vista. Allora, in questo cammino, lungo cammino, ho incontrato tantissima gente che stava molto peggio di me e sta tuttora molto peggio di me, e ti posso garantire che avrei aiutato ogni singola persona a stare meglio. Il problema è che io non posso. E quindi è nata l'idea dell'associazione. La nostra associazione è un'associazione che aiuta le associazioni che aiutano il bisognoso, e quindi questa cosa ci fa piacere, insomma. Quindi aiutiamo le associazioni a fare del bene, facendo serate di beneficenza e serate che mirano alla sensibilizzazione della disabilità. Un'ora circa densa di emozione, durante la quale sono stati proiettati un video autoironico dei protagonisti, quello dei comici Ale e Franz, e il racconto della splendida esperienza vissuta dal presidente Luca e dall'amico Massimiliano Barbadoro durante il cammino di Santiago de Compostela. Per me è stata una prova perché ho voluto dimostrare a me stesso e alle altre persone che anche un disabile può fare cose che le persone apparentemente normali fanno. Quindi è stata una sfida che abbiamo vinto, è stata molto faticosa, però ti posso garantire che ha dato tante soddisfazioni, insomma. La serata è stata anche occasione per destinare una parte dei fondi raccolti attraverso la vendita delle vignette realizzate dal fumettista Pierce a favore dell'associazione AGFI, diretta da Francesca Busca. Noi abbiamo tante progettualità attive, quindi sicuramente verranno utilizzati per questi progetti. Noi gestiamo la casetta degli scout, abbiamo lo sportello di H Risponde, dove abbiamo 2 tutor che sono a nostro carico, abbiamo un altro progetto che è Imparare Facendo, quindi le nostre, diciamo, sicuramente quello che viene ci verrà donato, noi chiaramente lo attesteremo e saranno utilizzati per le attività che portiamo avanti. A riscaldare gli animi e i cuori dei presenti, le voci e le note delle cantanti Elisa Ridolfi e Stefania Paterniani. Dando le combatte a un rio, assi scommo se innamora. Domani sera alle 21:15 alla Rocca Malatestiana di Fano si terrà il concerto d'estate, eseguito dall'orchestra di fiati Fanum Fortune, che tra l'altro quest'anno festeggia i 15 anni della sua fondazione. L'orchestra, diretta dal maestro Sauro Nicoletti, eseguirà brani celebri come My Way, Time to Say Goodbye, Maschenada, La Comparsita, James Bond, 007, Taratim e alcuni dei brani più famosi del grande compositore Ennio Morricone. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale Arte e Musica con il patrocinio dell'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Fano, sarà ad ingresso libero. Si è conclusa ieri l'11ª edizione del Palio dei Braccieri a Pesaro. A trionfare è stata la contrada di Villa Fastiggi. I biancorossi hanno bissato il successo dell'anno scorso, ma vediamo com'è andata nel servizio che è stato realizzato da Marco Lonigro. Grandi emozioni, come da tradizione, per uno degli eventi più attesi dell'estate pesarese. L'11ª edizione del Palio dei Braceri parte con la giusta dose di entusiasmo sin dal primo pomeriggio, con il corteo delle 16 contrade nei pressi di Piazzale Matteotti. È l'11ª edizione del Palio dei Braceri, uno degli eventi più attesi dell'estate pesarese, una manifestazione che coinvolge giovani e adulti.
siamo tantissimi oggi, anche se le limitazioni del fossato ci prevedono di non essere tutti. Abbiamo la curva sopra che ci sosterrà e speriamo di portare la quinta stella a casa. Ne abbiamo quattro, speriamo di vincere il quinto palio, ecco. Quanto è emozionante partecipare a questo tipo di manifestazione? È emozionante molto quando vedi che ci sono tantissime persone, nonostante le restrizioni di quest'anno, hanno risposto alla grande, alla chiamata nostra. Dopo che abbiamo avuto un palio che non si è fatto per il Covid e un palio di transizione, come lo chiamo io, dell'anno scorso, perché comunque c'era ancora la paura del Covid e molta gente non veniva giù per quello. Quindi quest'anno cerchiamo di divertirci e che vinca il migliore. Presente al palio dei Braceri per la prima volta la Contrada di Pozzo. Per noi è veramente importante essere qua, proprio un orgoglio gigante, perché siamo sempre stati quelli di periferia, invece finalmente siamo qui a Pesaro insieme a tutta Pesaro, e anche noi siamo a Pesaro come tutti loro, quindi è importantissimo. Alle 18 sono iniziate le tanto attese gare, 4 giri da 1200 metri su un terreno insidioso come quello del fossato di Rocca Costanza. Le sfide hanno regalato emozioni, ma non sono mancati anche momenti di tensione, come nella seconda batteria con l'intervento necessario del VAR per decretare la vittoria di Santa Maria dell'Arzilla a discapito di Vismara. Quest'ultima contrada ha poi abbandonato la manifestazione in segno di protesta. All'atto finale presenti le contrade che hanno scritto la storia di questa manifestazione: Villa Fastigi, Santa Maria dell'Arzilla, Pantano e Tombaccia. A trionfare è la contrada biancorossa che bissa il successo dell'anno scorso. Al secondo posto Tombaccia e sul gradino più basso del podio Pantano. È stata una finale diversa dalle altre perché siamo finiti in finale con le tre contrade più forti di sempre del Palio dei Braceri e quelle più titolate che hanno vinto il Palio. Quindi è stata una sfida proprio all'ultimo secondo, all'ultimo metro, e siamo riusciti comunque in un modo o in un altro a portare a casa la vittoria e riconfermare il gioco come l'anno scorso. Per la categoria Miss Palio 2023 vince Martina Simoni della contrada di Villa San Martino. Sono molto contenta e molto soddisfatta del premio di Miss Palio. Sono contenta che finalmente Villa San Martino riesca a portare a casa il premio tanto aspettato e desiderato, e sono lieta di rappresentare la mia contrada. Questo premio ormai è una tradizione. Sì, è una tradizione questo premio. Quest'anno sono contento che ha vinto Martina, perché è una bellissima ragazza e merita di vincere. E quest'anno abbiamo anche una grossa novità, perché oltre al premio, diciamo, di Miss Palio, quest'anno avrà la possibilità di essere protagonista della campagna pubblicitaria di un noto marchio di costumi a livello nazionale e internazionale. Sarà un'ottima opportunità anche per la città di Pesaro. L'undicesima edizione non delude le aspettative. Il Palio dei Braceri si conferma uno degli eventi più importanti dell'estate. Estate pesarese. Per i ragazzi sicuramente è un appuntamento fisso, la cosa bella è che ogni anno sono sempre più giovani, tante contrade che si aggiungono anno dopo anno, poi è una competizione davvero incredibile, corse per atleti, e ogni anno aumenta anche la performance fisica, e insomma davvero complimenti, e speriamo che anno dopo anno si vada avanti, perché come ho detto tanti anni fa quando ho iniziato il Palio è una figata, è la festa della città, ridà la parte ai singoli quartieri e complessivamente alla nostra bella Pesaro. Quanto è importante esserci oggi? Oggi è importante esserci, ma non tanto per la corsa, non tanto per chi vince, ma più che altro per far vedere, diciamo, alla città che c'è una marea di gente, di giovani entusiasti che in qualche modo vogliono aggregazione, vogliono un evento sociale, vogliono comunque sia condividere i momenti assieme, e secondo me il Palio è questo. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, e a seguire uno spettacolo del Fossombrone Teatro Festival e poi uno speciale sulla gara di nuoto Lisippo Adriatic Challenge. Il nostro telegiornale termina qui, ma vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa condotta da Massimo Fughetti. Buona serata a tutti.